Ciao a tutti, arriviamo alla decima puntata del 2017 di Motor News con le novità, come di consueto, del mondo dei motori e con le news del mese di marzo di BMW e con un compleanno perché è 15 anni che Mini è sbarcato negli Stati Uniti e vedremo al riguardo anche un servizio. Mentre Mini è stata presente anche nel Salone del Mobile di Milano e Peugeot. Con le news del mese di marzo sarà un altro dei servizi che vi proporremo in questa decima puntata del 2017. Inoltre, Stefano Accorsi, come sapete, per la serie di cortometraggi che ha fatto per la Casa del Leone, questa volta ci presenta l'invidia, un sentimento molto particolare e vedremo come lui lo sviluppa in questo cortometraggio. Inoltre, le news del mese di marzo anche del marchio Citroën e DS, gli altri due marchi del gruppo PSA e infine l'angolo della moto con la Ducati Scrambler, della quale vedremo anche un servizio. Ma il primo di questi servizi sono le news del mese di marzo di BMW. Il Salone di Ginevra 2017 si conferma ancora una volta uno dei più importanti palcoscenici dell'automotive a livello mondiale e nella sua 87esima edizione raggiunge numeri da record. Sono state 900 le auto esposte, di cui 175 anteprime e quasi 700.000 visitatori complessivi raggiunti per il primo salone europeo dell'anno, che si dimostra ancora piacevolmente a misura d'uomo. La regina dello stand BMW è stata la nuova serie 5 Touring, che mette insieme valori di eleganza, sportività, tecnologia e versatilità nell'utilizzo quotidiano o nelle necessità di allontanarsi dalle città con tutta la famiglia. Il piacere di guida, tipico del DNA bavarese, viene esaltato anche con serie 5 Touring e integra tutto lo sviluppo tecnologico della recente serie 5 Berlina e dell'ammiraglia serie 7. BMW è stata una delle prime case auto a credere nella trazione elettrica e la Kermesse svizzera è stata l'occasione per ribadire il suo forte impegno proprio nella mobilità a zero emissioni, con la presenza di BMW i3, capace ora di un'autonomia pari a 300 km e con una versione molto particolare della coupé supersportiva i8 ibrida plug-in. Si è aperta ufficialmente la stagione 2017 della BMW Driving Experience, la scuola di guida sicura avanzata firmata da BMW Group. Dal 2006 sono stati erogati più di 21.000 corsi e dal 2009 le iscrizioni offerte a titolo gratuito dalla rete di concessionari BMW sono diventati corsi di guida sicura avanzata in linea con il programma ministeriale. BMW Driving Experience, che si avvale dell'esperienza di guidare e pilotare di Siegfried Storr e dei suoi istruttori, fa della sua impostazione itinerante il proprio punto di forza, garantendo una presenza capillare sul territorio italiano sfruttando gli autodromi più prestigiosi. Ma il 2017 sarà ricordato per un importante debutto. La BMW Driving Experience apre a Specialmente, il programma di Corporate Social Responsibility di BMW Group Italia. I corsi di guida sicura sono di fatto estesi anche a chi porta delle disabilità, in un contesto unico, senza alcuna differenziazione. Questo grazie a dei dispositivi di guida a controllo elettronico con i quali sono state equipaggiate alcune vetture. L'iniziativa, unica nel suo genere, è stata tenuta a battesimo dai plurimedagliati atleti del paraciclismo italiano, capitanati da Alex Zanardi, che si è detto orgoglioso di far parte del programma di responsabilità sociale Specialmente promosso da BMW Italia, che ha saputo avvicinare le sue due grandi passioni, il paraciclismo e il motorsport. I corsi di guida sicura avanzata disponibili per il 2017 sono 1.300, a cui si aggiungono 120 corsi per partecipanti disabili. BMW Italia e BMW Team Italia confermano il loro impegno nel campionato italiano Gran Turismo Super GT3. Nella stagione 2017, che prenderà il via sul circuito di Imola il prossimo 29 aprile, primo dei 7 appuntamenti in calendario, nulla cambia anche nella guida della BMW M6 GT3. Il team, infatti, ha confermato la fiducia ai piloti Alberto Cerqui e Stefano Comandini, che bene si sono comportati lo scorso anno, tanto da essere stati premiati da BMW Motorsport tra i migliori 20 piloti al mondo all'interno del programma BMW Sports Trophy Drivers Competition. Chiuso l'anno del debutto della M6 GT3, il team manager Roberto Ravaglia si dice fiducioso per la prossima stagione. Lo sviluppo ha portato sulla vettura a Monaco da BMW Motorsport, tenendo conto dell'esperienza maturata nel 2016, permette di scendere in pista competitivi sin dalla prima gara. L'obiettivo è dunque non solo quello di replicare le dure vittorie dello scorso anno,
ma di puntare al titolo finale. Sono iniziati ufficialmente i roadshow della stagione 2017 organizzati da BMW Motorrad Italia. La prima tappa dell'evento itinerante Make Life Ride Tour si è tenuta a Napoli tra il 31 marzo e il 1 aprile e terminerà a Lignano Sabbiadoro durante il primo weekend di luglio. In questi mesi la manifestazione toccherà altre 8 città lungo tutto lo stivale e in collaborazione con le concessionarie BMW Motorrad del territorio darà l'opportunità di effettuare test ride approfonditi e di scoprire tutte le qualità, prestazioni e curiosità dei modelli a due ruote della Casa di Monaco attraverso un brief dettagliato con un istruttore. Nel mese di aprile prende il via anche il New Heritage Tour, il roadshow nato per permettere agli appassionati del marchio bavarese di toccare con mano la R9T e le sue derivate, ma anche di provare la gamma Heritage. È proprio questa la vera novità dell'edizione 2017 della manifestazione, che da 3 anni porta gli amanti delle due ruote in un mondo vintage tra moto classiche, custom e pick-up anni 50. Dalla collaborazione tra BMW Motorrad e LEGO Technique è nata la LEGO Technique BMW R1002 GS Adventure, un modellino composto da 603 pezzi che riproduce fedelmente la moto più venduta della casa dell'Elica. I designer delle due aziende hanno unito le forze e la loro creatività per realizzare un kit 2 in 1. Con gli stessi pezzi è quindi possibile costruire la LEGO Technique BMW R1002 GS Adventure, ma anche l'innovativo Hoverride Design Concept. Quest'ultimo è un vero esercizio di stile futuristico, che da modellino LEGO è stato trasformato in prototipo a grandezza naturale dalla BMW Junior Company. In vendita dall'inizio del 2017, LEGO Technique BMW R1002 GS Adventure ricalca le forme e i meccanismi del modello originale ed è il primo modello firmato LEGO Technique realizzato in collaborazione con un'azienda motociclistica.